Grazie, la mamma di mio figlio. Maestro! Aveva detto la verità, hai capito? BSM! Sparisci dalla mia vita! E lo sai che ti dico? Che per quanto è vero che mi chiamo Carmine Algieri, quando esco da qua io te la farò pagare, hai capito? Mimì! Carmine, ti prego, pietà! Pietà! Pietà, ti prego! Mi hanno costretto, no! Ti prego, pure un bambino piccolo, Carmine! E ci potevi pensare prima, povera creatura. Voglio portarti a fare una bella gita. Ti va? Sì che mi va. Lo sai che mio papà mi portava sempre a fare dei bei giri in macchina? Ah sì? Se lui ti portava in macchina, io voglio portarti sull'aeroplano. Ti piacciono gli aeroplani? Sì. Secondo te chi mi ha dato la dritta per la rapina dei gioielli? Eh? Ho semplicemente seguito gli ordini di questa puttana. E adesso ti presento il conto. Alfieri Carmine, devi venire con noi. E perché? Sei sospettato dell'omicidio di Ciro Mascia. Niente di me. E le prove ce l'avete. Eh già. 5 persone ti hanno visto minacciarlo davanti al comune. Commissario, ma che so prove queste, eh? E poi perché avrei dovuto ammazzarlo? Perché ti ha detto di no. Stai perdendo tempo. Io ero con la fidanzata mia. Che c'è, vuoi pure sapere come ho passato la notte? The type of guy who doesn't see what he has until she leaves. Don't let me go. Te l'ha spiegato pure Franceschetti. Tu sei una professionista straordinaria, questo qui lo sappiamo tutti, lo sai pure tu. Non c'è da discuterne. Ma l'azienda ha bisogno di un uomo, ma è solo una questione di marketing. La donna è donna e l'uomo è uomo. Oddio, scusa. Quindi non è vero che è un altro? Questo non lo so. Mamma, tu lo sai o non lo sai? No, non lo so. Se è vero che un altro mi ammazzo. Oh, smettila di dire cretinate. E comportati da persona seria piuttosto. Queste non ho fatte mai a nessuno. Però hai fregato il posto a tua moglie. Sei sicura che non te l'abbia detto? No. Che sbadato. Questo te lo metto qui. E comunque gliel'ho portati i tuoi saluti. Gliel'ho portati. Ci sono stato un attimo in rappresentanza di tutti e due, così giusto per salutarlo. Bravo. E ti sei divertito? Ma divertito. Chi c'era? I soliti. Nessuno. Sei stato lì molto? Amore, ci sono stato un secondo. Sì. Un secondo. Sì, solo un secondo. Che cosa hai fatto sulla camicetta? No. No, 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 no. Cazzo, il mio profumo! Dora! Guarda che cosa hai rotto! Dora! Oh, si ti è caruto. Spicciola con sto casino. Buonanotte. Mi scusi. Mi scusi, eh. Sì. Dormivi? Sì. Beh, svegliati. Dora sta venendo da te. Dora? E perché? Da dove vieni? Taormina. Un 5 stelle della catena Imperium. Frida si è accorta che dormi sul divano. E sei tu che hai cominciato. Io voglio quel posto. Lo sai che cosa mi dispiace? Che abbiamo litigato e non abbiamo risolto nulla. E lo sai a me cosa mi dispiace? Che vieni sponsorizzato da quella. Per quella intendi la dottoressa Guarenghi? Beh, per tua informazione, ti fa per me solo perché è una persona molto sensata. Ti fa per te perché ti vuole scopare. Sei ridicola. E tu sei uno stronzo. Sì.
È arrivato il momento di dire tutta la verità. Avrei dovuto farlo prima, molto prima. Che cosa vuol dire che non reagisce, Marco? Riprova! Riprova con la stimolazione visiva. Roberto. Riprova. Roberto è in coma. No. No. No! Lei mi parla di danno d'immagine e con questo si sente il diritto di togliermi tutta la fiducia che mi sono conquistato in questi anni di servizio. La mia dignità professionale. Il fatto che lei abbia una buona reputazione non la mette al riparo dalle conseguenze dei suoi errori. Hmm.